Buonasera e benvenuti alla presentazione del libro di Daniele Antares, Ragazzi miei, vi spiego gli uomini. Allora, Daniele parte già da un libro precedente, no? Amala come un re, sì. In cui affronti più nello specifico il rapporto uomo-donna da parte dell'uomo. È un manuale per uomini, sì. Esatto, e mentre questo è un manuale per donne. Per specificamente per donne. Anche se comunque leggendo io solamente questo non ho avuto, anzi, ho avuto la possibilità di capire molte più cose delle donne e anche degli uomini. Da uomo. Cioè, sì. Da uomo, esatto. Beh, perché quindi... non possiamo parlare di un sesso senza aiutare anche l'altro e quindi, cioè, non possiamo parlare delle donne senza parlare anche degli uomini, non possiamo aiutare le donne senza aiutare anche gli uomini, quindi è chiaro che siamo collegati. Nel libro la cosa molto utile anche sono innanzitutto le esperienze che penso che siano personali, no? Quindi quello che ci dici come aneddoti. Pieno di aneddoti, sono tutti miei. Gli aneddoti, ma anche di molte citazioni di film, di libri, e poi anche nella visione un'attenzione grafica, nel senso che molte cose sono messe in neretto, quindi le parti più importanti. Sì. Questo è anche un po' dovuto a un mio limite, nel senso io mi trovo male con i libri che non sono suddivisi in paragrafi, cioè il libro è scritto tutto di seguito, tutto uguale, Me disorienta un po'. Allora, immedesimandomi, diciamo, ho pensato di fare questo favore al lettore. E intanto c'è quella che apre il libro, che è proprio direttamente dedicata alle donne, e per questo è l'apertura appunto del testo, e si intitola proprio Ste donne. E certo, belle siete belle, ragazze mie, con le vostre forme e le vostre complicazioni. Vivete dei sogni e dei magie e mille modi da rompere i coglioni. Non è colpa vostra, amiche amate, è la natura che vi ha dato sta conformazione. Siete dolcemente complicate, come dice la canzone. Elena, dopo l'amore, mi si mette a dir preoccupata, ma mica penserai che so una che si concede dopo una serata. Io, ma quando mai? E quella era la controfigura che una donna usa per farsi ogni tanto una scopata sfusa. Gabriella disse che dentro di lei c'erano una fata, una strega e una bambina. Chi lo sa? Vedi un po' se c'è pure la maiala, arriviamoci a domattina. Stella, pure lei ha i suoi argomenti. Lei tradisce, ma ama il suo ragazzo. Pensa che faceva altrimenti, sì, stava pure sul cazzo. Poi viene alla festa Simona che ha lasciato Antonello. Dice che in terapia ha ritrovato la sua vera identità. Io sono pronto all'amore e nascondete l'alcol, per carità. Laura, splendida cinquantina, delusa dal marito immaturo e poco sincero, ha pensato bene di farsi una svertina con uno che 20 anni ce l'ha davvero. Anna Maria aveva chiuso con l'uomini, dopo un amore ferito. Non dava la figa e non dava bacetti, c'aveva il cuore chiuso e ferito. Ma stasera ha rotto il silenzio. Stasera va col primo arrivato, si incammina naso in su per vivere il momento giusto pure con l'uomo sbagliato. Poi penso a una che era una gran donna. Lei non ci stava perché era maggiorenne e vaccinata, e manco perché il guanto costa poco. Lei la dava con l'anima appassionata, una festa tutta per noi, d'amore e di gioco. E insomma, signore riverite, compagne della vita o della notte, certe rime sono proprio servite. Io ve amo come siete, principesse e mignotte. E per voi noi uomini famo li matti, e siete sempre voi la cosa più ambita e preferita. Per noi ci sarà sempre un ballo nel grande gioco della vita. Questa era l'apertura del... Ho fatto in mente una battuta di Woody Allen, quando in Keaton dice a Woody Allen, al personaggio, gli dice: io mi sento metà vacca e metà santa. E lui gli risponde: scelgo la metà che dà il latte. Sì, era... non ricordo. Poi ovviamente ci stanno anche poesie, tra virgolette, serie, tipo c'era, se posso leggere, c'era Troveranno le parole, ad esempio, è in italiano, non tutte sono dialettali, e questo è, visto che si parlava di farle ridere,
parole, insomma stiamo a mangiaparole, quindi leggo anche questa. Parlami, ma non lo sai che le parole sono una scusa? Il mondo ama essere ingannato con qualche giro di carte, è così che si usa, è una piccola grande arte. Vieni così al nostro appuntamento, fingi che sia tutto normale, basterà qualche momento, e mentre le parole faranno conoscenza, io e te troveremo altro da fare, via con l'urgenza degli amanti e un altrove dove andare. E se ci cercheranno, anima mia, troveranno le parole a fare un giro senza di noi. Come un colpo di vento ti porterò via, forando pareti e cieli. Com'è irriguardoso il volo di queste ali, mi fermerò soltanto quando ti avrò portata al sicuro, lontana dalle leggi temute dalle cose mortali. Io e te, nessuna pietà per i dubbi della prudenza. Avrà torto il mondo se dirà il contrario. La saggezza parla bene da lontano, noi stavolta faremo senza. Perché ti ho rapito al mondo con la tua complicità e sei evasa apposta a piedi nudi dalle porte di qualche città. Somigli davvero a quello che sognavo di te quando eri solo un sapore senza nome. Vieni ora che ti prendo.